La settimana prossima è la settimana europea della mobilità sostenibile e per la prima volta Fano vi aderisce con un calendario di eventi interamente dedicato. Per incentivare o sensibilizzare il cittadino a spostarsi utilizzando mezzi ad emissione zero come la bicicletta o meglio ancora le proprie gambe, l'assessorato alla mobilità ha pensato bene di creare una mappa, il metro minuto, dove le distanze non sono misurate in chilometri o metri, ma in tempi di percorrenza. Cronometro alla mano, solerti collaboratrici dello staff del sindaco come Paola Stolfa hanno calcolato che da Porta Giulia a San Paterniano ci vogliono 13 minuti e dal Vanvitelli alla piazza ne bastano solo 6. Ma al di là del computo cronometrico, quello che si vuole veicolare è il salto di qualità della città spinta da questa amministrazione che crede fortemente in questo concetto di vivibilità urbana. C'è stato un cambio di marcia, ci sono state opere, interventi che vanno verso una nuova sensibilità alla mobilità sostenibile, a cominciare dalle piste ciclabili, a cominciare da nuove opere, da nuove programmazioni, a piani regolatori, così possiamo dire, delle piste ciclabili, che non c'era, che ce lo siamo dati, tutta una serie di azioni, anche di interventi, dalla manutenzione, dalle nuove opere che tengono conto di questa sensibilità. Nutrito il numero delle iniziative a sostegno di questa settimana, come vieni al lavoro in bici e ti meriti un caffè? È la prima azione che di informazione e sollecitazione rivolta alla città verso modalità di spostamento più sostenibili, ovvero è un invito a riflettere su altre opportunità di muoversi, non sempre con l'auto anche per andare a comprare il pane dietro casa, ma di muoversi in un modo alternativo o comunque in bicicletta o a piedi. Ma la mobilità sostenibile o l'utilizzo predominante della bicicletta come mezzo di trasporto non deve cozzare con le esigenze di sicurezza di pedoni o le prescrizioni del codice della strada. Utilizzare una bicicletta non vuol dire avere un salvacondotto speciale che ci possa consentire di mettere la bicicletta ovunque si voglia, anche in presenza di divieti o ammassate ai monumenti, o anche attraversare sulle strisce pedonali, circolare sui marciapiedi, andare contromano in un senso unico, vedi via Girolamo da Fano, o scambiare il corso Matteotti per un velodromo, sfrecciando e zigzagando, mettendo a rischio l'incolumità di bambini e pedoni. Secondo me quello che va fatto come prima è un'azione di invito appunto a stare più attenti, sapendo che il pedone è quello che ha la precedenza su tutti, cioè il pedone come utente della strada, diciamo più debole, anche se è una parola orrenda, però comunque quello che ha più difficoltà a essere rispettato e riconosciuto ha la precedenza, quindi i ciclisti che si muovono anche nel centro storico devono stare attenti. Ora la linea morbida tracciata dal sindaco è il primo step, ma non è escluso, come lui stesso ha affermato, che se ciò non dovesse bastare si possa passare a metodiche un po' più incisive.